che hai avuto l'idea di pubblicarlo e l'ho pubblicato. È un libro da non tenere nel cassetto, ma da diffondere il più possibile, perché racconta un aspetto del presidente Andreotti che, ahimè, non è stato molto diffuso, adeguatamente diffuso, diciamo, nella pubblicistica e nell'opinione pubblica. Poi uno potrà conservare le opinioni che aveva prima rispetto al presidente Andreotti, ma prima deve aver letto questo libro e poi potrà continuare ad avere le sue idee o cambiarle, perché presenta un aspetto del presidente che lui non propagandava, ma che c'era nella sua vita e che adesso possiamo leggere attraverso queste pagine e questi documenti che sono stati pubblicati. È un libro edificante, come ha scritto il presidente, il dottor Letta, e confortante, come ha scritto il cardinale Sodano. Ed è un libro da leggere, direi, proprio dal frontespizio fino all'ultima pagina. Dal frontespizio, dove c'è la dedica in memoria del cardinale Fiorenzo Angelini, e dall'ultima pagina, dove Angelo, nella postfazione, ricorda l'indimenticabile Don Giacomo Tantardini. E perché questo libro e la storia che racconta, non dico che non si sarebbe pubblicato, però viene fuori anche grazie a queste due grandi figure. Ma è un libro soprattutto da leggere per i contenuti e anche per la preziosissimo inserto fotografico, perché lì ci sono tante chicche, sia a livello proprio di foto, ma soprattutto a livello di documenti, che impreziosiscono ancora di più questo libro, con le lettere autografe di Roncalli, di Paolo VI, di Madre Teresa, scritte a penna e in inglese. Insomma, un libro da leggere, da meditare e soprattutto da diffondere. Ma è un libro che racconta, diciamo, un po' la storia della nostra Repubblica, della nostra e della Chiesa degli ultimi 50 anni, 60-70 anni, e che attraverso le figure, diciamo, le figure più diverse, pontefici, frati, suore, e mi viene in mente la pira. Ecco, un capitolo veramente interessante è questo con la pira. Uno, nell'immaginario collettivo forse non ci sono due politici più lontani e distanti come possono essere Andreotti e la pira. Ma in queste pagine uno scopre una singolare sintonia che è veramente edificante e confortante. In particolare mi ha colpito una frase, quando a un certo punto la pira scrive una lettera al ministro Andreotti della difesa e gli dice una cosa, che un altro ministro si metterebbe a ridere leggendo questa mia lettera, tu no, ne sono sicuro. In pratica la pira vedeva in Andreotti l'unico ministro con cui aveva una sintonia spirituale che con altri invece non poteva esserci. Poi c'è la figura di Don Canovai, raro caso, come ha scritto giustamente Roberto, di diplomatico vaticano in corsa verso gli altari, però anche lì può esserci la santità. E poi ci sono le figure dei grandi preti come Don Gnocchi, di cui parlerà Monsignor Bazzarri, e Don Zeno. Riguardo a Don Zeno troviamo scritta l'episodio che Andreotti ci raccontava sempre, diciamo, spesso nelle riunioni, di quando si presentò per chiedere soldi, e soldi non ce n'erano, e lui si mise tranquillo, Don Zeno, nella sala di attesa, dicendo prima o poi qualcosa succede. E proprio quel giorno capitò un alleato, un generale degli alleati, che all'epoca il governo italiano era a mezzatria, diciamo, con le forze alleate, che aveva, diciamo, il desiderio di fare una battuta di caccia a Castel Porziano. E in virtù di questa richiesta gli venne chiesto di aiutare questo giovane prete, e l'aiuto arrivò. Un piccolo
miracolo, diciamo, di cui Andreotti è stato curioso testimone e che ora possiamo leggere. E poi ci sono, la parte più corposa del libro riguarda ovviamente i santi, i papi, voglio dire, scusatemi, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II. E nel libro giustamente non viene sottolineato, perché non era questo l'argomento del testo, ma io ricordo perfettamente che Andreotti, pur avendo una grande stima di tutti i papi, e di questi papi in particolare, ma sulle cause di beatificazione dei papi aveva una sua riserva. Diceva: non si dovrebbero cominciare, diciamo, le cause di beatificazione prima di 50 anni della morte di un papa, per vedere effettivamente confermate la sua fama di santità. Non è stato ascoltato in questo, ma lui non è che se ne faceva un grande cruccio, diciamo, di questo. Tant'è che poi era il più entusiasta di tutti quando sono stati fatti, diciamo, santi. E poi c'è la triade di santi a cui lui più si sentiva vicino: Madre Teresa, Padre Pio ed Escrivà. E di questi, diciamo, sentiremo parlare il dottor Corigliano di Escrivà in particolare, immagino. E da un punto di vista documentario è interessante nel libro che c'è una lettera di un padre cappuccino che ringraziava Andreotti per un suo intervento a favore di Padre Pio al Sant'Uffizio, se ho letto bene. E Andreotti non conosceva personalmente Padre Pio, anzi ci raccontava che gli era arrivata voce che Padre Pio non fosse un entusiasta della riforma agraria e che aveva espresso alcune riserve. Però forse questo sarebbe un argomento da approfondire, diciamo, se fosse possibile, di questo intervento di Andreotti nei confronti a favore di Padre Pio al Sant'Uffizio. Ma, diciamo, a questo punto io mi fermo, perché voglio dare la parola agli altri oratori ben più qualificati di me, rinnovando il grazie a Roberto e ad Angelo, e augurandomi che questi singoli capitoli possano essere ulteriormente approfonditi, anche grazie alle carte inedite, alcune delle quali presenti in questo istituto, alcune delle quali Roberto ha già valorizzato. Grazie.